Noi non possiamo minimamente pensare che lo Stato italiano ci dica che alla fine del 2016, primi del 2017, i 33 imputati e le 8 società imputati nel nostro processo non pagheranno per questo. Noi non lo concepiamo, non lo possiamo pensare, non è umano, perché io ho fatto questo gesto, la voglio far vedere a tutti la Manuela. E con Emanuela tutti, sono tutti qua davanti a voi, ed ogni persona che sta là dentro si deve guardare un attimino dentro. Lo sappiamo, è da 6 anni che studiamo, andiamo in aula di giustizia, abbiamo capito il linguaggio degli avvocati, abbiamo capito i comportamenti, gli atteggiamenti, noi siamo in fondo all'aula, vediamo tutto. Vediamo come riescono a perdere tempo. Un consulente ieri della ditta Cima, che era stato chiamato dal giudice a testimoniare, non era in aula. E uno si dice, oh, starà male se non è venuto all'udienza. No, no, aveva scelto di andare a un congresso. Molto più importante un congresso che un processo per la morte di 32 persone, vero? Questo è il mondo in cui viviamo e noi non lo accettiamo. Se lo devono sapere tutti, non mi possono dire che non gliel'avevamo detto, eh? Glielo stiamo dicendo, siamo qui apposta per dirlo a tutti che noi non possiamo sopportare questo. Quindi, le persone che sono qua, che ci dirigono, che fanno le leggi, le scrivono loro, non le scriviamo mica noi, le scrivono loro, noi non sappiamo fare, noi sappiamo fare le mamme. Non scrivere le leggi. Ecco, e noi non lo possiamo più fare le mamme. Allora, chi scrive le leggi? Deve scriverne una apposta per Viareggio. Cioè, voglio dire, è molto semplice la cosa, non è difficile. Anche noi sappiamo che le leggi non sono retroattive, ma non ci interessa niente. Cioè, voglio dire, faranno una magia, cambieranno tutto.